Care amiche e cari amici, è dal 19 novembre che non faccio più un radio podcast. Allora approfitto oggi perché è da molto tempo che volevo trasmettere in Spreaker del fatto che c'ho un ammiratore che da più di 6 giorni mi propone e ripropone 18 domande. E purtroppo non si mette l'anima in pace. Io non so che fretta abbia a che io gli faccia un video, ma mi ha detto che se non lo faccio si mette a parlare male di me a tutti i miei amici e poi mi ha anche minacciato che non mi segue più. Oh, mi dispiace per lui, ma io, tutti quelli che mi seguono lo sanno, faccio i video una volta ogni, ultimamente 10 giorni, 15 giorni, perché altrimenti non li guarda nessuno. Quando ne faccio due o tre in una settimana, c'ho al massimo 50 visualizzazioni. Invece posso raggiungere le 1000 visualizzazioni se ne faccio uno al mese. Poi mi dice, tu commenti i video, tu rispondi ai commentari di tutti gli altri, no? Rispondi ai miei. Tu commenti i video di tutti gli altri, lui non ha nessun video nel canale, nessun iscritto. Non so che fretta abbia di ricevere le mie risposte, che poi non è che fa 20 domande, semplicemente. Prima ne ha fatte 18, adesso poi ha aggiornato la lista a 20. Non vi dico il suo nome, ma se volete farvi due risate, andate a vedere sotto il mio ultimo video che ho fatto, l'ho dedicato a Sanremo. Scusate che parlo così, ma sono raffreddato. E Sanremo 2020, Sanremo 2020. Ecco, lì lui ha caricato un mucchio di commentari, uno più esilarante dell'altro. Non farò il suo nome, tanto sembra che il suo canale di YouTube è fake. Non gli voglio fare pubblicità perché sta cercando quello, ma risponderò alle domande che posso rispondere giusto per fare questo radioprogramma dopo tanto tempo. Poi lo farò contento perché non solamente il mio radiocanale di Spreaker sta collegato a Spotify, eccetera, ma poi lo salverò in YouTube perché prima o poi lo cancellerò, tanto da YouTube come da Spreaker. Quindi adesso passo a vedere di rispondere 20 domande, poi non è che fa 20 domande soltanto, sono anche 20 petizioni. Vediamo quindi se in 10 minuti riesco a fare qualcosa. Quindi ciao caro amico, non ti chiamerò per nome. Non lo meriti, mi hai ossessionato per più di 6 giorni, non sei comprensivo, ma ti rispondo alle domande. Poi mi spiegherai perché avevi fretta che ti rispondessi. Allora, numero 1, imita Vittorio Sgarbi. Non so imitare in generale, ma come avrai visto, io poi ho un modo di fare che è lontano una miglia da quello di Vittorio Sgarbi, quindi non riuscirei mai a imitare Vittorio Sgarbi. Poi, due, opinioni su serpenti, boa, cobra, vipere, anaconde, pitoni, colubridi, taipan, mamba, naja e serpenti acquatici. Sei un collezionista? No. Li hai in casa? No. Perché dovrei avere dei serpenti in casa? Perché sono velenosi? E perché se ti mordono muori. Semplice, hanno il veleno, no? Che scoperta. In futuro andranno in estinzione? Beh, in futuro, come hai visto dal coronavirus, forse andremo noi stessi in estinzione. Questa fa parte sempre della domanda 2. È buona la bevanda giapponese Habu Bal con un estratto di veleno del serpente Habu a cui viene aggiunto riso fermentato, un estratto d'agrumi e
e 13 erbe? Mai sentito parlare prima. Ah, naturalmente, caro amico e cari amiche ed amici miei, io non vado prima a consultare il web e Wikipedia per rispondere, altrimenti sarebbe troppo comodo. Saremmo tutti dei geni, e poi chi mi fa le domande potrebbe consultare lui in internet. Io invece rispondo per quello che so, e le cose che non so, lo dico. Io non è che voglio passare per un tuttologo, per un opinologo. Io faccio dei video per esprimermi, non per rispondere sulle tematiche che si trovano in Wikipedia. Quindi questo, com'è che si chiama qua? Habubal, non so che cos'è, mai sentito in vita mia. Non colleziono serpenti. Come il vino di serpente, il liquore, il rum velenoso con serpente vivo? Io in tutta la mia vita non sapevo che si mettessero dei serpenti vivi nel rum. Ma di dov'è quel rum? Perché rum è anglo-americano, non è giapponese. Bibite e bevande estremamente mortali oppure inoffensive? Non lo so, no, non lo so. Io so che le cola sono molto mortali per lo zucchero. Imita Tiziano Crudeli. Un altro che ti si fa delle scenate, delle arrabbiature, questa è la terza domanda, alla Sgarbi, e io non sono capace di imitare. Opinioni e giudizi su Zucchero e Vasco Rossi. Vasco Rossi lo ascoltavo da giovane, Zucchero no. Hai dischi in vinile di Ennio Morricone? No. Ti piace? Ha fatto delle colonne sonore per giudizio da 1 a 10? 10, per quei film che ho visto. Emma Morricone e Alessandra Amoroso, giudizi e opinioni? Non le conosco. Kirk Douglas, opinioni sui film e sulla sua vita. Da giovane avrò visto qualche film di Kirk Douglas, ma non me ne ricordo neanche uno, e poi della sua vita non so nulla. Giuliano Gemma, opinioni su western e altri film più sulla sua vita. Io da giovane me la sono passata leggendo, non guardando film. Guardavo un po' la tele, ma non andavo al cinema. Come potrai vedere, caro amico, io nella mia camera ho 3 mobili, c'è 3 librerie, non per nulla, perché leggevo. Non so quanti libri ho, e ne avevo molti di più. Quindi non ho giudizi su attori o su film. Guardavo Staglio e Olio, Alberto Sordi. 10. Cosa pensi del mondo del cinema a condizionato? Niente. Preferisco leggere. Valentina Nappi, definita da Sgarbi piccola attrice, che ne pensi? Non conosco Valentina Nappi, sinceramente non so chi è. Fatto di cronaca, opinioni. Qua c'è un link. Aciclico. Ah, uno che lo fa per 7 volte e muore. Vabbè, ognuno sceglie come morire. Come diceva Benito Mussolini, ognuno è artefice del proprio destino. A Mussolini lo hanno attaccato per i piedi. Lui invece, quello che è apparso nell'articolo, si è attaccato da un'altra estremità, che lo ha fatto 7 volte e poi è morto, per fare una gara con un amico. Vabbè, ognuno sceglie come morire. 12. Opinioni e giudizi su Antonello Venditti, Albano e Pappalardo. Ho ascoltato qualche loro canzone, ma preferisco ascoltare la musica buddista, tibetana, classica. La musica leggera raramente l'ascolto. Faresti un minuto di silenzio in memoria del tizio delle 100 domande, senza citare il nome, morto l'anno scorso in un incidente, oppure no e te ne freghi? Questa è la 13ª. Sì, farei 2, 3, 5, 10 minuti di silenzio, ma adesso non posso neanche fare 30 secondi, altrimenti non mi basta il radioprogramma. Non citerei il nome perché lui usava un nickname, quindi non so se sia morto oppure se
magari è la persona che adesso mi sta facendo tutte queste domande, perché sono uguali a quelle che faceva lui e che faceva anche una persona che mi ha fatto 18 domande. 14. Ipotesi. Supponiamo che possiedi il vecchio Commodore 64 o Amiga, compreso i giochi, li venderesti ai negozi GameStop? Non so quali sono i negozi GameStop, mai visti. Che sono dei ladri o al primo che capita? Oppure te li conservi in casa come museo? Ma non ne ho più, Amiga 500, Commodore 64, Intel, Atari, Intellivision. No, non ne ho più. I riti voodoo sono pericolosi? Li hai praticati? Non ho mai praticato nessun rito religioso. 16. La figlia della signora Hawaiana è pericolosa come la madre? Mi consigli di bloccarla anche lei oppure no? Tu l'hai bloccata? Io non ho mai detto che era pericolosa. E tutto dipende. Magari lei si comporta bene con altri. 17. Aggiornamenti e opinioni su Matteo Montesi. Devo fare qualcosa, ma adesso si direbbe che fa dei video normali. 18. È meglio Eleonora Gaggero o sua sorella Veronica? Esprimi il tuo giudizio da 1 a 10. Qual è più bella? E non le ho mai viste. Ti consiglio di leggere i libri di Eleonora, se non li hai letti. Se conte sempre, dimmi che ci credi anche tu, L'ultimo respiro. Effie e James è la nostra storia. Vabbè, lo farò. Leggerò quei libri, sempre che ne avrò tempo. 19. Quali sono gli insaccati più rischiosi per la nostra salute? Coppa, mortadella, prosciutto cotto, prosciutto crudo, speck, salame, ciauscolo, soppressa, finocchiona, culatello. Bressola. Sono tutti pericolosi nella misura in cui hanno conservanti chimici e si dovrebbero mangiare una tantum, non come pasto quotidiano, capito? È meglio mangiare cose fresche. Comunque, una volta ogni tanto un panino non guasta. 20. Chi è Maria Padilla? È una figura venerata nella Kimbanda, nell'Umbanda e in tutti i riti afro-brasiliani. È un Ezu femminile. Poi c'è Ezu Trancarua e tanti altri. Di solito si dividono quelli della Kimbanda in maschili e femminili. Bene, con questo ho finito le 20 domande. Il nostro amico qua dice saluti da e io non dico da chi, perché veramente è stato ossessivo. Poi non vorrei che pensasse che ho detto qualcosa contro di lui, ma vi invito tutte e tutti a guardare il mio ultimo video di Sanremo che trovate, che si intitola, vediamo se riesco, prima che finisce il tempo. C'è un minuto. Sanremo 2020. Lite Bugo e Morgan è solo un caso? Bugo abbandona il palco dell'Ariston. Ecco, sotto questo video, che vi ho dato il titolo adesso, trovate tutti i commentari esilaranti del nostro amico. Però in uno in particolare mi minaccia. Dice che parlerà male di me a tutti i miei amici, che toglierà la mia amicizia, eccetera, eccetera. Io non vorrei che qualche amico mio lo segnalasse. Però andate a leggere tutti i suoi commentari che ha lasciato per impormi di rispondere a queste domande che mi sembrano un po' infantili. Io ho fatto il possibile per accontentarlo. Poi non soltanto gli ho risposto in Spreaker, ma anche in YouTube, quando salverò questo episodio in YouTube, e quelli di Spotify e di altre cose del genere lo potranno ascoltare questa risposta. Allora spero che tu finalmente stia in pace. Tanti saluti a tutte e tutti voi e buon carnevale e buon quarantena del coronavirus. Magari lui ha fretta perché è malato di coronavirus. Ciao!